hanno partecipato stasera e hanno avuto parole in qualche modo per noi gratificanti per lo sforzo che abbiamo fatto, ma considero questo incontro in qualche modo come un'ulteriore tappa in un percorso che abbiamo provato a immaginare quando abbiamo dato inizio a questa iniziativa editoriale, che è quella di cercare di promuovere una discussione, rilanciare un dibattito, aprire un confronto in città su alcuni dei temi che evidentemente abbiamo trattato col nostro libro, per andare in due direzioni. Una la ricordava ancora una volta Paolo Frascani, ma non è la prima volta che glielo sento dire, diciamo, è un po' anche un, credo di poter dire, un suo pallino che io condivido perfettamente, che è quello di cercare di colmare un vuoto che è fatto anche di aggiornamenti, di ricerca, di letteratura su una serie di questioni per le quali a Napoli si continua a parlare, ma spesso in assenza di una conoscenza più documentata, analitica, aggiornata sui fenomeni che riguardano questa città, e che invece avrebbe bisogno di ben altro tipo di contributi anche scientifici e comunque di aggiornamento di lettura dei fenomeni che riguardano la nostra città. Da questo punto di vista un piccolissimo contributo abbiamo provato a darlo, naturalmente occorreranno ben altri. Dall'altro anche il tentativo, come dire, di intervenire su alcune questioni un po' fuori da alcune retoriche che francamente cominciano a diventare insopportabili in questa città. Ecco, questo sicuramente penso che un po' trapelava, qualcuno l'ha riconosciuto come un merito anche la franchezza con la quale sono state affrontate alcune questioni, ovvero documentate alcune pagine più recenti di questa città, cercando, ecco, di uscire da retoriche del genere, Napoli è ancora la grande capitale, ignorando qual è la realtà di alcuni processi che sono in atto e che restituiscono una drammaticità di letture e di questioni che richiedono una responsabilità di presa di posizione completamente diversa. Il dato al quale si è partito, in particolare poi per la questione che ho trattato io, che naturalmente è raccordata a tutti gli altri contributi, anche se naturalmente con anche qui una sfumatura, una leggera differenza di orientamenti oltre che di specificità disciplinari che poi hanno portato anche gli altri autori nel libro. Ma dicevo, la questione alla quale personalmente poi sono partito è stata quella di dire: Napoli da molto tempo oramai continua a ridursi e a decrescere. Il sintomo o l'elemento, cioè l'indicatore più forte, è la crisi demografica, la perdita di popolazione, ma a questa corrispondono tutti gli altri elementi della perdita, evidentemente, che sappiamo, di posti di lavoro, di centri decisionali, di ruolo fondamentalmente di questa città all'interno di una competizione più grande. Ora, questo accade anche diversamente da quello che sta accadendo in altre città italiane, che per esempio recentemente, pur avendo vissuto anche altre città momenti di criticità e di ridimensionamento, ma diversamente da Napoli hanno ricominciato a crescere. Napoli invece questa tendenza non è stata in grado, almeno sino ad ora, di affermare una capacità di riprendere a crescere, di riprendere, diciamo, un suo ruolo all'interno dello spazio, della nuova geografia che si va configurando. La prima constatazione: questo risultato non è un risultato casuale, non è che la città è stata in difficoltà da una serie di punti di vista e oggi non possiamo che prendere atto che alcune crisi che sono intervenute, alcuni fenomeni che si sono manifestati evidentemente con più virulenza hanno portato a questo risultato. Se lo leggiamo, almeno dal mio punto di vista, che ho provato a farlo, di quello dell'urbanistica, la scelta di arrivare a questo punto è una scelta che si compie razionalmente, che viene dichiarata, cioè da un certo momento in poi la politica e quindi poi gli strumenti che vengono messi in campo sono quelli che dicono: l'obiettivo è
ridimensionare questa città. Dentro un'ideologia e un falso mito, certamente, che il problema della città è quello della densità troppo alta, per cui l'unico vero obiettivo che ci si pone è quello di dire bisogna espellere popolazione. Di conseguenza tutte le politiche urbane che vengono messe in atto nei fatti sono dentro questo tipo di filosofia. Dal piano regolatore del 1970-72 in poi e tutta una serie di atti che vengono ancora reiterati fino negli anni più recenti, c'è questo presupposto.